arrivato il corriere. Oh, non ci sono proprio più sti capelli. Ranzati via. Beh, però dai, non sono male, insomma. Ciao a tutti, nuovo video, nuovo look. I capelli si sono accorciati, ma giuri in giuretta sono sempre io. Oggi voglio fare un upgrade sull'argomento relativo alla skincare e al make-up in stile francese. Eh sì, perché nel video precedente, in cui appunto vi parlavo di questi argomenti, avevo tralasciato di dirvi alcune cose anche per non far diventare il video lunghissimo, però oggi, visto che è arrivata la consegna del corriere, ho preso delle creme per il viso e mi è venuto in mente appunto che potevo raccontarvi ancora qualcosa al riguardo, è il momento buono per farlo. Allora, apriamo il pacco insieme e adesso vi faccio vedere che cosa ho riacquistato, perché sono tutti prodotti che ho già utilizzato e che quindi ho ricomparato perché mi piacciono tantissimo e mi trovo benissimo. Devo soltanto procurarmi un coltello per aprire la scatola. Ok, dai, mi faccio andare bene la forbicina, c'è bisogno del coltello. Allora, perché prendo spunto da questo acquisto? Per farvi l'upgrade relativo alla skincare per quanto riguarda lo stile francese. Perché nello scorso video non ve l'ho detto, o se ve l'ho detto proprio così, soltanto un po' così come accenno, le donne francesi amano acquistare le creme per il viso, per il corpo, comunque in generale per la cura della pelle, in farmacia e non in profumeria, e si indirizzano su determinate tipologie di creme e prediligono determinate marche, che adesso poi vi andrò anche a menzionare. Allora, siccome io questa crema che ho comprato, crema e spero contorno occhi, poi vi spiego anche il perché, l'ho comprata della marca SVR, che è una marca, è venduta principalmente in farmacia, quindi è un prodotto sicuro, diciamo, ecco. E ultimamente la vendono anche nelle profumerie, infatti, però nasce come una crema da farmacia e mi trovo benissimo con questa crema. È proprio adatta alla mia pelle. Anche qui apro una parentesi, io questa crema l'ho conosciuta non perché l'ho provata così per caso, ma perché mi è stata consigliata dalle commesse dei negozi, insomma gli ho fatto presente che tipologia di pelle avevo, mi hanno proposto questo prodotto ed effettivamente è azzeccatissimo, io continuo ad usarlo. Perché vi dico che non so se c'è anche il contorno occhi dentro? Perché una cosa che vorrei specificarvi è questa: quando fate gli acquisti online, ma anche quando andate nei negozi, solo che nei negozi verosimilmente c'è già la commessa che vi anticipa certe informazioni, invece online dovete essere un po' sveglie e insomma astute voi nel cercare queste cose, ma sappiate che tante volte ci sono dei prodotti che in promozione abbinati ad altri prodotti praticamente vi costano tanto quanto un unico prodotto. Non so se mi sono fatta capire, però per farvi l'esempio di questo acquisto, io stavo cercando la crema viso, l'avevo trovata e costava con gli sconti, perché comunque purtroppo quando si parla di creme buone bisogna parlare anche un po' di costi alti. Non vuol dire che se una crema costa poco non è buona, assolutamente, anzi ci sono poi magari degli esempi che si potrebbero fare, però diciamo che in linea di massima quando si vuole una buona crema, soprattutto per il viso, un pochino bisogna spendere, ma chiusa parentesi, dicevo, con gli sconti c'era il 30% di sconto, costava sui 40 euro. Ho finito anche il contorno occhi di questa marca, però sinceramente avendo anche già quello di Chanel iniziato e ce n'è ancora un pochino, mi sono detta vabbè, il contorno occhi non è urgente, non importa. Facendo però, facendo scorrere la pagina relativa alla marca che stavo appunto valutando io, vedo che in fondo a tutti i prodotti c'è confezione promozionale per Natale, quindi Natale 2017 passato, che praticamente costava tanto quanto la crema che andavo a comprare, ma c'era appunto questo cofanetto con dentro crema e contorno occhi, e quindi mi sono detta, scusate, lo stesso prezzo, mi porto a casa anche il contorno occhi, è mia. Solo che nella descrizione non c'era specificata questa cosa, la si vedeva in fotografia, ma sapete bene anche voi che la foto, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Quindi vediamo se è arrivato anche il contorno occhi. Yeah!
Non è che sono andata tanto alla cieca, perché la primissima volta che ho acquistato questa crema era appunto in un cofanetto simile e quindi insomma non rischiavo tanto, però la certezza non ce l'avevo e solo adesso che vedo sono contenta e tranquilla, perché vuol dire che al prezzo della crema mi sono portata a casa anche il contorno occhi, quindi tenetelo presente. Guardate, tra l'altro è arrivata dentro alla sua pochette, cioè a una pochette che avessi preso soltanto la crema non avrei avuto, forse questa l'avete già vista in qualche video dell'estate dell'anno scorso, però è carina perché sia come misura che come fattezza è molto versatile. Ma va bene, quindi tiro fuori tutto dalla scatola in modo tale che poi me la tolgo dalle ginocchia e sono più libera e vi faccio vedere che cosa ho comperato. Omaggino, c'è Narciso Rodriguez. Qua il Fleur Mosque. Ah, c'è anche dentro una. Ah, questa è buona. Paint Miracle di Lancôme, fondotinta. Bene, 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 mi hanno mandato la. Bene, mi hanno mandato la bustina. Va bene, allora. Ok, quindi ho ripreso la crema che vi faccio rivedere perché in qualche video ve l'avevo già mostrata, però è questa qui, è questo barattolino da 50 ml, di questa crema molto ricca, ma allo stesso tempo che non appesantisce per niente la pelle, e se riesco ad aprire la scatola vi faccio vedere il barattolino, e che ha un leggerissimo sentore di violetta che io adoro, è buonissimo. Abbinato alla crema c'è, come vi dicevo, il contorno occhi, anche questo molto buono perché ne basta veramente un chicchino di prodotto, riuscite a spalmarvi il contorno di entrambi gli occhi. E io che lo uso quasi tutti i giorni, una volta al giorno, questo mi è durato forse più di un anno anche come prodotto, quindi insomma sono creme che costano, però vale la pena di acquistare. Insieme alla crema e al contorno occhi, sempre della stessa marca, ho ripreso anche l'acqua micellare. Io sono sincera, non ho mai provato nessun altro tipo di acqua micellare, ma questa qui di SVR la trovo fantastica, veramente. Questa, giusto per darvi anche un'idea del prezzo, è un 400 ml, ma anche questa ve l'avevo già fatta vedere in qualche video, e insomma, a prezzo pieno mi sembra che costi sui 18-20 euro, con gli sconti l'ho pagata, c'era il 30%, quindi l'ho pagata un po' meno. Sono convinta che se si vanno a prendere questi prodotti in farmacia si trovano comunque delle buone promozioni anche lì. Tra l'altro, quest'acqua micellare io la trovo spettacolare non solo per la sua capacità di rimuovere il make-up, ma anche perché è veramente dolce, cioè delicata sul viso. Anche quando vado a struccare gli occhi, assolutamente non brucia. Quindi, insomma, voi capite che quando arrivate la sera e siete veramente stanche, non avete voglia di stare lì a fare procedure strane per struccarvi, prendete quello, un batuffolo di cotone e siete veramente a posto. Ultimo prodotto di SVR, è questa crema, si chiama Topializer ed è praticamente una crema barriera. Non so se in uno degli ultimi video vi ricordate che mi lamentavo delle mie mani estremamente secche, ma al di là della mia indisciplinatezza nel fare i lavori di casa senza mettere i guanti, quindi insomma faccio venire a contatto le mie manine con dei detergenti che per quanto naturali possono essere, sono aggressivi e quindi la pelle mi si screpola e io ho bisogno di una crema per le mani che sia formidabile. Insomma, in poche parole, ho preso questa Topializer. È praticamente una crema che fa barriera. La usano anche perché l'ho letto nelle istruzioni quando si hanno problemi di piaghette o di zone particolarmente arrossate. Ecco, io la uso per le mani, è eccezionale, veramente sono contenta anche di questo prodotto. Questo è il mio acquisto, utile appunto a farvi capire come secondo me sia davvero opportuno andare in farmacia ad acquistare
i prodotti per la skincare. Vi parlavo di diverse marche che le donne francesi prediligono, ve ne menziono qualcuna giusto perché così voi potete avere dei punti di riferimento e potete appunto approfondire e interessarvi al riguardo. Allora, un brand che trovo non essere dispendioso e quindi alla portata verosimilmente di tutti è Caudalie. Non so se ne avete mai sentito parlare. Qua. Ho una crema per la notte, acquistata l'anno scorso, si chiama crema da notte pelle nuova, Vino Perfect, perché Caudalie, se già sapete, appunto si basa sullo studio e l'utilizzo dell'uva, ma non approfondisco, vedete poi voi di raccogliere eventualmente informazioni. È una marca buona, io trovo che sia molto valida come tipologia di creme per la skincare. Anche questa si trova in farmacia come marca e ci sono vari tipi di creme tra cui potete scegliere, perché il fatto di andare a comprare una crema in farmacia è utile anche per quel motivo lì, cioè che avete un'ampia scelta di creme. Ma non mi sto riferendo semplicemente al fatto che potete trovare la crema per le pelli secche piuttosto che per le pelli grasse o miste. No, ci sono diverse tipologie di creme che servono magari per chi soffre di dermatite o per chi magari un po' anche come me, che soffre un po' di pelle rosea in queste zone del viso. Ci sono diverse tipologie di creme che in farmacia riescono veramente a rispondere alle vostre esigenze. Un'altra marca molto buona che si trova sempre in farmacia è la Nuxe. Non so se avete già provato qualche prodotto. Io avevo provato un campioncino di olio prodigioso, no? Si chiama, e è eccezionale. E avevo provato anche un campioncino della crema corpo che aveva un profumo tenue, perché comunque, essendo prodotti di farmacia, non sono estremamente profumati, ma era buonissimo, buonissimo. Quindi, nonostante io abbia provato soltanto dei campioncini, la marca Nuxe, ve la consiglio tantissimo. Un'altra marca, secondo me, top per la skincare, che trovate in farmacia è la Roche-Posay, veramente ha dei prodotti eccezionali anche quella marca. Io avevo provato anni fa, una crema che si chiama, Lipicar, se ricordo bene, eccezionale anche quella. Allo stesso modo, anche la marca Avène veramente ha dei prodotti di gamma strepitosi, secondo me. Una delle mie ultime scoperte era stata la crema, la protezione solare spray. Infatti, l'anno scorso l'avevo usata e sono rimasta soddisfatissima. Quindi, come una qualsiasi donna francese vi potrebbe consigliare, ve lo dico anch'io, se avete dei dubbi, delle perplessità, volete comunque degli ottimi prodotti senza correre il rischio di sbagliarvi nell'acquisto, andate in farmacia e impostate la vostra routine di skincare acquistando appunto prodotti in farmacia. Altre due o tre informazioni che ancora non vi avevo dato e che vi voglio dare in questo momento sono: mi raccomando, se volete cercare di essere belle, di curare il vostro aspetto, seguendo lo stile francese, cercate di evitare tutte quelle operazioni di filling, cioè quindi non fatevi il filler alle labbra. Le vostre rughette lasciatevele, cioè non riempitele, non fate in modo di avere la faccia piallata, siate sempre molto naturali, rispettate il tempo che passa sul vostro viso e piuttosto prendetevene cura, appunto indirizzandovi su prodotti naturali, il più possibile naturali. La cura deve essere quotidiana e, per esempio, quando vi disegnate magari un po' le sopracciglia, fate in modo di rispettare il disegno naturale che hanno. Quindi, per esempio, vi dico cosa faccio io le sopracciglia le curo molto e le disegno
nella loro parte inferiore. La parte superiore, questo ve lo dico perché invece tante volte trovo chi mi dice: no, devi strapparli anche qui i peletti. Nella parte superiore io li lascio. Ora non ho grossi problemi di peluria, ecco, quindi insomma ce n'è proprio soltanto due o tre, però ecco, la parte superiore la lascio naturale, disegno soltanto quella inferiore, quindi ecco, non ricercate la perfezione in tutto e per tutto, ma premiate le vostre caratteristiche e mantenetevi il più naturali possibili. Anche per oggi è tutto, mi auguro di essere stata anche utile per voi, vi saluto. Bacioni, bacetti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!